I miei ospiti di adesso sono una famiglia, ci tengo a sottolinearlo perché no, quando noi parliamo di missioni e di missionari pensiamo sempre alla suora, al sacerdote, ci sono, o al laico consacrato, difficilmente pensiamo che spesso sono invece le famiglie che si spostano, famiglie al completo, come quella che è composta da Fabio Cento e Giulia Ceccarelli, cui io do il benvenuto. Sono giovanissimi, 35 anni lui, 29 lei, manca, ma è Ismaele. presente in qualche modo, il loro bambino che si chiama Ismaele, è un nome bellissimo, e ha Grazie. 4 anni, due dei quali li ha trascorsi con i suoi genitori in Mozambico. Eravate lì in missione, dove esattamente? Eravamo a Taninga. Dove si trova? Taninga è la periferia nord della provincia di Maputo, dove quando dico provincia Capitale. si intende regione. È la capitale del Mozambico, Maputo, e noi eravamo ai confini con la provincia successiva, ed è una zona rurale, diciamo, è l'estrema zona rurale del Mozambico. Come mai, Giulia, vi trovavate lì? Beh, noi ci eravamo dati disponibili a partire in missione già un anno e mezzo prima, quindi non abbiamo scelto noi il posto dove andare, ma la provvidenza e il Signore ci ha portati lì, quindi Vi ha ci ha indirizzati. indirizzato, sì. Tu la fai suonare molto semplice, ma prima di partire, insomma, tu sei stata per un po' maestra a Roma, poi mamma e moglie a tempo pieno, no? Però tu questa esperienza della missione l'avevi respirata con tua madre e con tuo papà e con la tua sorellina, perché eri già stata in Mozambico? Sì, sono arrivata là nel 98, quindi ero piccola, avevo 13 anni, piccola, insomma, 13 anni, quindi ho passato l'adolescenza, per 3 anni e mezzo siamo stati lì, per caso sempre in Mozambico, ecco, ripeto, non è stata mai una nostra scelta, quindi il Signore ha voluto che ci ritornassi, però in un'altra parrocchia, quindi comunque era un posto nuovo, comunque Cosa hai era. imparato dai tuoi genitori in quel momento e forse in tutta la vita, Beh, insomma, nel tutto, senso della missione? infatti, beh, quello che ho imparato principalmente è che siamo missionari fin dal battesimo, non siamo missionari solo se andiamo via dal nostro paese. Noi abbiamo scelto di uscire perché siamo così, no? Ci piace molto conoscere altri posti, metterci più in gioco e comunque sono scelte, non più coraggiose rispetto ad altre. Fabio, che cosa avete fatto in concreto? Cosa facevate in concreto in Mozambico? Facevate parte di una fraternità insieme a un'altra famiglia, c'era con voi un sacerdote spagnolo Sì, e c'era Ismaele c'era piccolissimo. Ismaele. Come vi siete resi C'erano utili? con noi Giulia, Luca e i loro figli, c'era con noi padre Pepe che ricordiamo purtroppo era morto. E noi avevamo praticamente una parrocchia, dove una parrocchia in Mozambico non è la parrocchia italiana, la parrocchia di Taninga è una parrocchia grande come la provincia di Livorno. I missionari che ci sono stati sanno cosa vuol dire parrocchia in Africa. E noi avevamo la cura di questa, insieme a padre Pepe, insieme all'altra famiglia con cui vivevamo la fraternità, di questa comunità parrocchiale, a sua volta composta da altre 8 comunità. E noi ci occupavamo di tutto ciò che riguardava la pastorale, però voglio precisare una cosa. Noi eravamo parte di un mondo parrocchiale, eravamo parte di una comunità. Noi non eravamo l'equipe della comunità, nel senso che noi guidavamo la Eravate comunità. insieme, Noi, insieme. la nostra comunità si guidava, noi supportavamo questa comunità, ma le nostre comunità si guidavano. Ma le aiutavate nel concreto poi Nel come? concreto noi eravamo l'equipe missionaria che insieme al consiglio parrocchiale portava avanti tutte le attività di formazione, le attività pastorali e poi da qui nasce tutto il resto. Però questo per Insieme. dire che Si vive insieme. Sì. l'incontro, la missione nasce E dall'incontro tra ricordiamo che loro tra l'altro il insieme. Mozambico non è un paese semplice, è un paese che alle spalle ha tantissimi anni di guerra civile, problemi di mine che insomma devono essere ancora eliminati, quindi tanti rischi e qui adesso anche voglio arrivare, però volevo chiederti Giulia, anche con l'ottica della madre, se arrivare come una famiglia aiuta a essere subito parte, nel senso che si viene visti come una famiglia, un po' della diffidenza iniziale nell'incontro viene meno. Sì, sicuramente un figlio aiuta, no? Come lo diceva sempre mia mamma nelle sue varie testimonianze, no? Che grazie a noi figli ha fatto più amicizie, è riuscita ad integrarsi di più. Quindi io confermo pienamente questo, è vero.
un figlio giocando con gli altri bambini, portandolo all'asilo, mettendosi proprio al pari con altre famiglie, sì, questo sicuramente sì, aiuta. È molto più bello, tutto sommato, perché ci sentiamo alla pari con le altre famiglie. Tu dicevi insieme, però c'è sempre la percezione del fatto che noi si arriva, in fondo, si resta dei privilegiati, con l'opzione che se le cose non vanno benissimo, torniamo indietro da dove vogliamo. Noi siamo privilegiati, cioè noi abbiamo vissuto uno degli aspetti, appunto, che vivi con particolare, diciamo, in modo negativo, appunto, è questa differenza di privilegio che si crea fra noi e loro. Noi possiamo dire siamo africani, ci possiamo mettere a loro pari quanto vogliamo, ma purtroppo restiamo sempre privilegiati. Se ci dovesse essere qualunque tipo di problema, tu prendi la macchina, ti fai 2 ore e mezzo e vai a Maputo, all'ospedale più vicino. Loro no. Qualunque tipo di problema, loro partoriscono sulla sabbia. Quindi, come difficoltà di famiglia, no? Insomma, tutti i giorni lì, anche con un po' di apprensione, diciamolo, con l'occhio materno, insomma, per un bambino di 2 anni in Mozambico, insomma, prevenzione, malattie, profilassi, quanto prova una famiglia? Cioè, siete tornati più uniti perché, insomma, voi vi siete conosciuti e vi siete incontrati, evidentemente vi accomunava qualcosa di più dell'amore reciproco. Sì, ci siamo incontrati proprio nel convegno missionario di Montesilvano nel 2004, quindi facciamo 10 anni ora, quindi eravamo già... seguivamo già il nostro valore, quindi ci siamo incontrati già con qualcosa dentro di forte e poi appunto l'abbiamo concretizzato. E quello che spaventava, no, appunto, non ci ha molto spaventato portare Ismaele laggiù, no? Nonostante siamo apprensivi, ovviamente io soprattutto sono molto ansiosa, però non... No, a parte il periodo iniziale che è stato un po' male, quindi 3 mesi un po'... Vedete, al Piombino oggi siete una coppia, una famiglia, vi sentite più unita? Cioè, abbiamo sentito da tutti i racconti, quello che si dà è sempre meno di quello che si riceve. Sì. Ci sentiamo più uniti? Sì. Sì, ci sentiamo più uniti. Noi, questo è un percorso, l'essere partiti a Taninga è un po'... Non è una cosa nuova nel nostro percorso di vita, no? È, diciamo, un pezzo della nostra vita insieme. Senz'altro ci sentiamo diversi, senza ombra di dubbio non siamo uguali, ci sentiamo diversi, senz'altro più uniti e senz'altro con più speranza. E speranze che avete trasmesso. In conclusione, Giulia, adesso vivete a Piombino, la missione ha un'andata e ha un ritorno. Per quelli che vorrebbero partire, anche calandomi un po' nelle vostre scarpe, nei vostri panni, insomma, tornare dopo che si è vissuto qualcosa di così intenso, si è dato tanto, non deve essere semplice anche trasmettere agli altri quello che si è vissuto. Sì, è vero, pienamente. Non è semplice, anche perché spesso accanto a noi troviamo persone che non vogliono capire la nostra scelta, quindi ci prendono un po' per pazzi, tra virgolette, quindi non è semplice. Adesso mi verrebbe la missione prosegue anche in questo senso. Prosegue, rinizia, assolutamente. È riniziata una nuova missione qua, con difficoltà, ovviamente, perché è un mondo totalmente diverso, nonostante siano solamente 2 anni. Passati fuori, ma 2 anni in questo mondo Grazie. Sono tanti. Io ringrazio Giulia, ringrazio Fabio, sono a Piombino adesso, sono sicura che, insomma, la loro missione prosegue, chissà dove vi porterà quel piccolo Ismaele.